Uno spaccato di una delle parentesi più drammatiche e tragiche della storia dell'uomo, l'Olocausto, che ha causato milioni di morti, non solo fra gli ebrei. Una pagina nera nel libro dell'umanità, che ha visto anche l'incarcerazione e la deportazione di militari italiani, i cosiddetti IMI, che pur combattendo hanno deciso di dire no al nazismo e per questo finirono incarcerati. Fra questi c'è anche Tullio Ciotti, classe 1924, sopravvissuto nei campi di prigionia tedeschi. Un racconto complesso e complicato che si alterna fra scene drammatiche e ricordi, storie di guerra e di desolazione. Il figlio, Luigino, ha deciso di fare una videointervista e poi un libro, volume che è stato presentato a Città di Castello. Mio padre è stato un internato militare, Ciotti Tullio, quindi avevo la storia in famiglia e nel 2009 feci una videointervista a mio padre per poi donarla all'ISUC, all'Istituto di Storia Contemporanea. Mio padre è morto 2 anni dopo, aveva 85 anni quando gli feci la videointervista, che mi sono tenuto nel cassetto per tanti anni. Poi quando ho deciso di tirarla fuori e l'ho resa pubblica, ci sono state il coautore, che è il professor Dino Renato Nardelli, e l'autore, era nuova, che mi hanno telefonato dicendomi: ma è una bella storia, perché non ci facciamo un libro? E così noi abbiamo fatto il compito. È un libro di storia e di memoria, per la verità più di storia che non di memoria. Mio papà mi ha raccontato alcune cose, raccontava alcuni degli episodi che gli hanno successi durante i 21 mesi di prigionia. E da questa prigionia mio padre è tornato che pesava 35 kg, quindi uno scheletro. Partner di questa manifestazione è stata Ampi di Città di Castello. È una storia di un IMI, ovvero un internato militare italiano, ovvero gli IMI erano quei combattenti dell'esercito italiano che dopo l'8 settembre vennero rastrellati, catturati, portati nei lager nazisti e li tenuti come fossero bestie. Quindi collegandoci al giorno della memoria ci è sembrato molto opportuno presentare questo libro e ricordare questa vicenda, che è vicenda che è venuta alla conoscenza nostra, ma anche alla conoscenza di tutto il paese da poco tempo. Invece furono più di 700.000 questi componenti dell'esercito italiano che vennero catturati e che dissero no, quindi è nostro dovere ricordarli.